Ciao a tutti gli Alfa, come state? Un saluto da Luca. Un breve video per parlare di un paio di incidenti che sono successi ultimamente al primo bacino e che insomma ci teniamo a parlarne e cercare un po' di risolvere il problema. Come sapete ci sono stati un paio di casi ultimamente, nell'ultima settimana, di cigni recuperati con rapala e gomme eccetera eccetera. Il nostro sospetto è che questi incidenti capitino soprattutto di notte, ecco, soprattutto ci saranno probabilmente dei ragazzi, noi crediamo, che vanno di notte soprattutto a cercare di prendere i perca e roba varia. Ecco, tenete presente insomma che la situazione del primo bacino, per chi lo frequenta, è chiara, ormai è diventato un pasturatoio per cigni e volatili vari, tra turisti e locali eccetera, continuano a dare da mangiare a ste bestie. Sapete benissimo che noi siamo completamente contrari, non va fatto. Il risultato di questa cosa qui è che purtroppo gli animali hanno perso la diffidenza e vengono molto molto spesso vicino sia alla riva, sia alla diga, sia alle barche, quindi la diffidenza loro l'hanno persa. Il risultato è che purtroppo quando non si sta attenti, soprattutto magari al buio, si allamano questi animali. Ecco, un consiglio e soprattutto una preghiera per tutti. Come sapete è stato veramente difficile anche per i pescatori Alfa arrivare a una conclusione con il comune per modificare il regolamento di pulizia locale e permettere a tutti di pescare da riva. A me pare chiaro che se questi incidenti vanno avanti non facciamo una bella figura e soprattutto rischiamo di vanificare questo lavoro vedendoci piombare addosso un divieto che ci proibisca di pescare. Non vogliamo arrivare a quello assolutamente, quindi questo video è fatto per tutti quelli che lo vedranno per cercare di farvi capire di stare attenti in qualsiasi maniera quando pescate, di stare attenti ai cigni, perché quelli fondamentalmente sono gli animali che sono stati colpiti da esche artificiali, ripeto, quindi il sospetto è che si siano pescatori poco accorti che vanno a pescare perca, soprattutto di notte, e succedono questi incidenti, non devono succedere. Tenete presente che quando vedete i cigni in zona, cambiate zona o non lanciate lì, cioè non è difficile. Purtroppo se si va avanti in questa maniera, grazie all'ignoranza di qualcuno, il risultato sarà che ci proveranno a ripescare nel primo bacino da riva e noi questa cosa vogliamo evitarla assolutamente. State attenti a tutti e se vedete persone pescare in maniera sbagliata vicino ai cigni eccetera, fateglielo notare perché questi incidenti vanno assolutamente prevenuti. Grazie a tutti, ciao!